Gentili signore e signori, ancora pochi istanti di preparazione e assisterete a uno spettacolo che vi insegnerà a non fidarvi delle apparenze. A uno spettacolo scomodo, ma che vi aiuterà a togliervi d'impaccio nelle situazioni più critiche. Secondo dati del Ministero dell'Interno, la maggiore esposizione a reati di furti, truffe e rapine a danno di anziani si registra in Emilia-Romagna, seguita da Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio e Lombardia. Il Veneto si colloca all'ottavo posto, con 381 vittime anziane di furti, rapine e truffe ogni 100.000 abitanti. E Venezia è la provincia veneta con la più alta incidenza di furti, rapine e truffe a danno di over 65. Da sempre ci raccontano che ogni mattina nella savana, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. E beh, pure io che sono vorpone ogni mattina mi alzo. E se mi dice male, so che dovrò correre più dalla gazzella, se non voglio che mi viva. E capirai, ogni mattina pure io mi sveglio. E quando esco, se proprio non ci sono gazzelle in zona, so che potrebbe toccare a me correre. Ed è partito! Nell'ambito della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa dall'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato e dal Ministero dell'Interno, è stato organizzato da Confartigianato ANAP Metropolitana di Venezia e Confartigianato San Donà di Piave, d'intesa con la Prefettura di Venezia e le Forze dell'Ordine, uno spettacolo dal titolo Truffatori contro tutti, di e con Moreno Morello, presso il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave. L'iniziativa, in parte finanziata dalla Regione Veneto, è in accordo con le associazioni dei consumatori, allo scopo di sensibilizzare gli anziani sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli per difendersi dai malintenzionati e prevenire i reati. Buonasera, salve a tutti, che bello essere in Veneto, che bello essere a San Donà, è un piacere essere qui con voi oggi pomeriggio. È un viaggio che facciamo grazie alla Regione Veneto, alle associazioni consumatori, a Confartigianato oggi, ai comuni che ci ospitano, per incontrare tanti consumatori sulla scorta delle esperienze che abbiamo fatto in tanti anni di segnalazioni, in tanti anni di Striscia la Notizia. Tutto quello che vedrete è tratto dalla realtà, o sono filmati assolutamente inediti, contributi inediti o liberamente ispirati ma molto aderenti a fatti realmente accaduti. Lo spettacolo teatrale di Moreno Morello affronta con ironia la problematica, indicando in modo leggero le buone pratiche ai cittadini per difendersi dalle trappole sempre più sofisticate dei malfattori. Voi l'altra notte promesso me tanto amore. Amore, ma io scherzavo, giuro che non so chi sia. Tu scherzavo quando mi chiamavo passerottina addormentata in bosco? Ma era affettuoso, sicuramente ero affettuoso con te, Sapiro. Tu scherzavo quando ho promesso me di venire in Italia, uscita Treviso, nord, via Dante, numero 1431. Ma era l'indirizzo, l'indirizzo! No, dimmi. Ho capito, ma lei... Ho detto mi casa e sto condominio, e io ho preso in lettera. E io ho già detto a tutta mia famiglia di venire con me. Mio fratello Prischi e anche il più anziano Niestri, tutta famiglia di Volga. Signore, guarda, hai sicuramente una famiglia bellissima, ma io giuro scherzavo. Giusto. Ma scherzavo anche quando faceva vedere me imbriaco, gnodo, sbronzo di viace. No, che schifo! Ho capito che lei era allegro, ma cosa ha fatto? Prischi, Niestri. Che c'è? Ora famiglia di Volga non scherzare, perché noi mandare il tuo video e fare vedere tua figura di sbronzo di riacci a tutti gli amici di